Milano, situazione al limite della sopportazione nonostante le raccomandazioni di AMA e gli sforzi degli ultimi giorni. Sono centinaia di tonnellate di rifiuti ancora in strada, uno spettacolo indecente per romani e turisti dalla centralissima Viale Angelico a Piazza Jacini alla periferia. E i cittadini sono esasperati, c'è attesa per l'accordo con la società Emiliana Era, ma sentiamo il servizio di Valentina Fetti. Questi sono tre giorni che non fanno la raccolta. Io abito qui di fronte, guardi, e quindi si sente la buccia addirittura al nono piano. Una volta passano quelli per svuotare l'interno, una volta passano quelli per pulire il torno, non sono allineati e quindi rimane sempre tutto così. Il livello di condizione è tremenda proprio, qui la riporta a casa. Nervi sempre più tesi tra i cittadini romani costretti a fare lo slalom tra cumuli di rifiuti come accade in Viale Angelico, a pochi metri da San Pietro sotto gli occhi dei turisti, mentre continuano gli incendi di cassonetti, l'ultimo sventato dai carabinieri in Via della Balduina, l'aria è sempre più irrespirabile e anche le pulizie straordinarie degli ultimi giorni, qui siamo alla bufalotta, non convincono. La situazione dovrebbe essere continuativa, non per dire una volta al mese, una tantum. Farei la ciclabile con questo spettacolo schifoso che non vengono mai, una puzza, ci verrà qualche malattia, veramente vergognoso. Un problema di mancato rispetto dei contratti da parte delle ditte, spiegano dalla municipalizzata AMA. I quantitativi erogati dagli impianti sono inferiori alle 3.000 tonnellate giornaliere previste dai contratti. Si fermano a volte anche a 2.500. Insomma, sulla carta non ci sarebbero buchi. Per questo oggi AMA ha scritto a tutti gli impianti, ma la ragione dell'inottemperanza è nell'assenza di siti dove trattare, smaltire i residui di lavorazione dei TMB, materiali che finiscono solo in parte nel termovalorizzatore acea di San Vittore, la cui manutenzione è stata rinviata regalando un po' di tempo prima dello stop. Per questo si lavora all'accordo con la ditta Emiliana Era, che dovrebbe provvedere al recupero anche energetico delle quantità prodotte nell'impianto di Ostia, una volta che questo sarà portato da 40 a 300 tonnellate giornaliere. Rimane per il momento fissato per il 9 luglio il tavolo al Ministero dell'Ambiente tra Comune, Regione e Prefettura.